favorite sand, a lily white dress, a million words. Ciao a tutti, io sono Gianni, benvenuti qui sul mio canale per questo nuovo video di unboxing. Oggi, come vedete, ho qui davanti a me due pacchetti, entrambi di Umidigi. Questo naturalmente è uno smartwatch, mentre qui dentro c'è uno smartphone. Oggi però lasceremo da parte l'orologio per concentrarci di più sul telefono. Si tratta infatti di uno smartphone piuttosto economico, l'Umidigi A3 Pro, che si può acquistare su Amazon normalmente attorno ai 100 euro, ma che proprio in questi giorni ho visto in offerta lampo a un po' più di 70 euro. Per questo prezzo le specifiche tecniche, che sono riportate qui sul retro della confezione, prevedono una piattaforma MediaTek con un processore 6739, si tratta di una CPU a 4 core, il sistema operativo è aggiornato ad Android 8.1 Oreo, il tutto accoppiato con 3 GB di memoria RAM, 32 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 3300 mAh, doppia fotocamera sul retro da 12 e 5 megapixel, fotocamera secondaria o frontale da 8 megapixel, wifi a doppia banda e modulo bluetooth in versione 4.0. Detto questo, direi che è arrivato il momento di aprire la confezione. Subito vediamo lo smartphone, che però metto un attimo da parte così vediamo cos'altro c'è in confezione, a partire da questo cartoncino pubblicitario di Umidigi con un giveaway. Ad ogni modo lo metto da parte, poi vediamo qui in questa bustina dove c'è lo spillo per estrarre il carrellino della SIM e poi un manuale di istruzioni che, conoscendo Umidigi, sarà sicuramente anche in italiano. Poi qui c'è il cavetto USB per la ricarica, che vediamo sì, è micro USB e non Type-C, ma direi che è una cosa abbastanza normale visto il prezzo di questo smartphone. E poi qui sotto c'è il carica batteria da parete in formato europeo, anche questo ovviamente da 5 volte 1 ampere. Comunque sia, questo è tutto per quanto riguarda la confezione, per cui faccio un attimo di ordine, la metto da parte così possiamo passare allo smartphone, che come vedete arriva già con la cover applicata. Vediamo se riesco a toglierla. Sì. Si tratta di una cover in questo materiale che è un tipo di similpelle, quindi non la solita cover in silicone, e che comunque sia è anche piuttosto gradevole al tatto. Comunque sia, la metto da parte. Per prima cosa tolgo le due pellicole di protezione, prima questa qui sul retro, ecco qui. E guardate la cover, che spettacolo! Infatti la cover è in vetro, vediamo, sì, è completamente in vetro, e questa è una cosa davvero inusuale su smartphone in questa fascia di prezzo. Normalmente sul top di gamma alla cover in vetro si accompagna anche la ricarica wireless, ma naturalmente non è il caso di questo A3 Pro, per cui il vetro come materiale è stato scelto esclusivamente per motivi estetici. Poi tolgo anche la pellicola che è applicata sullo schermo, dove vedete c'è già un vetrino di protezione. Tornando alla cover, qui in alto ci sono le due fotocamere, come vedete un attimo fa, da 12 e 5 megapixel. Qui sotto c'è il flash, poi ancora qui il sensore di impronte digitali ed infine qui in basso il logo di Umidigi. Sul fianco destro ci sono il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento, anche se in metallo, pannello superiore libero. Lato sinistro c'è il carrellino che può ospitare, se non mi sbaglio, contemporaneamente due nano SIM e una schedina micro SD. Infine qui sul fondo c'è la porta audio jack da 3,5 mm che ormai è sempre più difficile da trovare su qualunque tipo di telefono, e questo è un gran peccato. A fianco c'è il microfono, la porta micro USB per la ricarica e infine uno speaker. Poi qui sul davanti, sul display, in questa parte dove c'è il notch, che ovviamente adesso non si vede perché lo schermo è spento, comunque sia ci sono la fotocamera secondaria, che se non ricordo male è da 8 megapixel,
la capsula auricolare, un LED notifica e poi tutti i sensori. Arrivati a questo punto, come al solito, vediamo se c'è un po' di batteria, così interrompo il video per la prima configurazione e poi ci rivediamo qui tra un attimo per le prime impressioni. Rieccomi nuovamente qui con le prime impressioni, che almeno per quanto riguarda il design sono sostanzialmente la conferma di quanto ho detto un attimo fa durante l'unboxing. Infatti la cover in vetro è decisamente bella, anche se come potete vedere molto difficile da mantenere pulita, e rende anche un pochino lo smartphone scivoloso, sicché il mio consiglio è quello di utilizzarlo in abbinata con la cover. Molto bello anche il display, che pur avendo una risoluzione di soli 1440x720 pixel è comunque molto luminoso, molto definito. Si tratta infatti di un pannello IPS da 5,7 pollici con un rapporto di aspetto di 19 noni. Per quanto riguarda invece le prestazioni, la piattaforma MediaTek sembra essere sufficiente per un utilizzo non molto pesante. A questo proposito sia la UI che il pannello impostazioni sono decisamente stock, il che è un bene perché questo contribuisce a non rallentare il telefono. Comunque sia, questi sono tutti aspetti che vedremo tra qualche giorno nella recensione completa. Nel frattempo, se avete dubbi, domande o comunque qualche funzione che volete che analizzi in vista per l'appunto della recensione, potete farmelo sapere qui sotto nei commenti. Arrivati a questo punto, direi che per questo video di unboxing è tutto. Come sempre, per maggiori informazioni vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, dove c'è anche il pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale. Detto questo, vi ringrazio tantissimo per la visione, ci vediamo alla prossima, ciao da Gianni!